Oggi andiamo ad attaccare il nostro scollinatore Cookie sul nostro 4066. Scollinatore che funziona con una specie di fresa messa longitudinalmente e praticamente una zappa taglia e una zappa butta fuori la terra, e lo fa da una parte solo, ma non mi basta per fare i canali di scolo per l'acqua. Andiamo a fare sugli asparagi che abbiamo coperto e sono pronti, quasi pronti alla raccolta. Agganciamo sul 4066. Il nostro 4066 che ci aspetta già in moto. Cosa interessante che andremo a vedere oggi è il sistema Hitch che ha questa macchina. Allora, su il muletto davanti, che lo teniamo sempre appoggiato, retromarcia, giù sollevamento posteriore, andiamo a vedere come si muove la macchina senza l'operatore a bordo, abilitando i tasti sul parafango sinistro. Allora, ci mettiamo più o meno in prossimità del nostro attrezzo. Più o meno qua. Freno a mano. Freno a mano. Gamma A e pulsante attivato. Lampeggiano le quattro frecce. Adesso, come ci alziamo dal sedile, viene fuori sistema attivo. Eccolo qua. Hitch on. Prendiamo i nostri guanti. Liberiamo il sollevamento. E andiamo. Pulsante. Si chiama uomo morto, in modo che ci sia sempre, devi avere due dita sulla pulsantiera, e macchina indietro. Siamo un po' al sollevamento, sempre con il nostro pulsante sollevamento, andiamo ad alzare, ci vuole un po' più indietro. Là. Ed in questo caso siamo aiutati perché l'attrezzo ha un perno, è appoggiato centralmente, e andiamo a sollevare. E qua, finito dentro. Là. Uno, due. Alziamo il nostro piedino, là, agganciamo terzo punto, anzi prima agganciamo il attacchiamo il gardano, sennò poi ci intraccia. Andiamo ad attaccare il gardano. Anzi, gardano, tanto l'appoggiamo qua, così, siccome questa macchina qua l'ha presa di forza idraulica, da trattore acceso non gira, allora noi cosa facciamo? Attacchiamo al terzo punto, alziamo il retro dell'attrezzo, facciamo andare un po' anche avanti il trattore,
così va giù, 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 giù. Ancora un po' più giù. Là. Caduta la nostra spina. Sicurezza. Mettiamo su. Alziamo. Venendo su anche un po' di vento. Blocchiamo. Sollevamento. Un po' di buone maniere. Vediamo cos'ha che non va giù. Là. Centriamo l'attrezzo. 3. Mettiamo qua. 1. E 2. Agganciamo, inseriamo presa di forza, il gardano, perfetto, stendiamo la protezione, agganciato, vedete da qua si muove avanti e indietro. E adesso andiamo a fare le nostre scoline. Togliamo il freno a mano. Se io provo ad andare avanti e indietro, la macchina non va perché c'è il sistema hitch inserito. Togliamo il nostro volante e andiamo. Siamo un po' al sollevamento e andiamo dietro alla nostra azienda qua vicino. Eccoci arrivati in campo. Terra che abbiamo, vedete, sono dei pezzi che bisogna finire la raccolta. Il restante abbiamo già passato il ripuntatore, perché la settimana prossima hanno previsto pioggia e per evitare altri ristagni idrici abbiamo passato il puntatore in modo da muoverla. Adesso prima del fine settimana penso che darà un'altra passata sui punti più critici. Vedete che è ancora un po' bagnatino. Adesso scendiamo, decentriamo il nostro scolinatore e facciamo la nostra scolina per gli asparagi. Vedete gli asparagi? Qua un asparago verde. Abbiamo coperto una parte che andranno in produzione prima e l'altra parte abbiamo lasciata scoperta in modo da avere uno prima e uno dopo. Ci mettiamo più o meno dritti. Guanti, anzi prima mettiamo il nostro berrettino. Guanti e andiamo a spostare la scolinatrice. Ta 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 ta. Su il fermo, un po' di spinta manuale. Andiamo a ribloccarlo. Guardiamo dove cade. Cade giusto sulla ruota. Potremmo spostarlo ancora un po' usando il sollevamento. Vediamo se riusciamo.
Vede, sollevamento molto pratico, ha proprio due gancetti, si sgancia, si sposta, lo mettiamo, andiamo a centrare un buchetto, mettiamo più in qua possibile, metterei qua. Là. Macchina molto semplice, molto pratica, molto veloce. Cioè, è piccola ma c'è tutto. Vedete, non abbiamo neanche tolto il nostro... andiamo a spostare i teli. Andiamo a toccarli, li spostiamo un pochettino. Non abbiamo neanche staccato il muletto davanti, così uno lo utilizziamo come zavorra e due, macchina ci serve per le raccolte adesso che il tempo lo permette, quindi lasciamo attaccato il muletto. Posizioniamo allora gamma A, presa di forza, all'occhio che come ci si alza il sedile il trattore si spegne, quindi attacchiamo la nostra presa di forza, acceleratore. Teniamo abbondante di giri. Andiamo a riposizionarci un pochettino. Abbiamo visto dove segna. Possiamo stare pure un po' più distanti. Attiviamo la memoria della velocità. Andiamo un po' da mangiare. Vedi, non sto toccando l'acceleratore e neanche l'avanzamento. Ho solo memorizzato la velocità, cerchiamo di stare un po' distante dai paletti. Andrei, siccome bisogna farlo un po' ad arco, andiamo a riprenderlo. Mezzo chilometro orario.
vedete com'è il cambio idraulico. Cambio pompa idraulica, quando sente che la macchina ha bisogno spinge più olio, la fa andare. Più piano si va, siccome qua il terreno è perché siamo su un trame molto duro, più piano si va, se no bisognerebbe fare due passate. Allora andiamo piano piano, ne facciamo una, facciamo il nostro canaletto, siamo a posto. Adesso dovrò girare il trattore, fare l'altra parte. Anche un po' bagnato sotto. Sempre ricordarci di staccare la presa di forza, perché se succede qualcosa, si alza il trattore si spegne, per sicurezza. Passiamo pure anche dove ci sono gli asparagi, tanto la macchina pesa praticamente niente, pesa sui 18 quintali. Adesso allestita così sarà, penso, 3 quintali, sui 20 quintali, in altri 3 dietro, 23 quintali. Però l'asparago è ancora sotto qua, quindi non ha problemi. Andiamo a fare il secondo canale di scolo. Ho impostato il numero di giri, non l'ho mai toccato. Andiamo a allungare un po' il terzo punto. Andiamo a farlo anche di là, l'aria inizia a scaldare, tra che siamo noi, stiamo lavorando. È un po' umida la terra perché è appena andata su la nebbia, cioè fino a mezz'ora fa c'era la nebbia, è venuto su un po' di vento, la nebbia si è diradata ed è uscito il sole, quindi meglio. Ed in queste condizioni io preferisco attaccare il cruise control, quindi attaccare inserire manualmente la velocità, anche perché con tutti quanti queste buche faresti così con l'acceleratore e fai e allora metti la velocità impostata ed è più lineare. Ovviamente su questa macchina qua non c'è ponte sospeso, perché ovviamente guardate il ponte, macchina nata per lavorare nei piccoli spazi, è stata dopo portata in agricoltura, più che altro in orticoltura, perché si è vista un po' la versatilità, la praticità, il peso ridotto che sicuramente agevano le aziende orticole, dove il peso, la maneggevolezza, la versatilità sono cose molto importanti. Infatti qua vedete abbiamo il muletto davanti, comandato dalla nostra cloche, e un altro attrezzo dietro, quindi la macchina si presta veramente per tutto. In questo appezzamento ci sono anche i nostri asparagi Viola, che sono questa riga qua. Abbiamo un asparago con delle sfumature viola, molto molto buono, molto molto raro, e noi l'abbiamo proposto, abbiamo iniziato l'anno scorso, abbiamo messo i paletti per delimitare
la zona, e qua è molto 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 bagnata. Guardate qua come siamo venuti a ripuntare, guardate che situazione. Qua è dove giravamo sempre, chi ha visto gli altri video, dove giravamo sempre, guardate come si è impastata l'acqua col terreno. Ci vorrà 2 settimane di sole prima che si asciughi. Vedete qua, sono venuto perché abbiamo macinato gli asparagi con questa macchina qua, abbiamo fatto un po' di segni su questa bassa e sono venuto col 130 a pestare le creste e a fare come un piano. Quando siamo venuti a mettere su i tunnelini col 130 avanti indietro, ho fatto un po' dritto in questo trame qua. Giù il sollevamento, presa di forza, diamo gli giri e via. Se non so se riesce a vedere, abbiamo già fatto una concimazione organica sull'asparago. Vedete quei granetti neri là? Sono una concimazione organica per aiutare l'asparago in produzione, in modo da non andare a stressare la pianta durante la raccolta. Adesso facciamo i nostri 2 scoli. Situazione. Sforzo controllato che al momento è spento. Vedete tutto quanto giù. Qua abbiamo un attimo solo la regolazione di quanto alza abbassa velocemente e anche la regolazione, vedete, il livello massimo del sollevamento. Stiamo un po' più avanti perché non voglio farla un'altra buca là, ma voglio che l'acqua corra di là senza andare di là. Partiamo da qua. Vedete, la velocità l'avevo memorizzata prima e adesso gli ho usato solo riprendi la velocità di prima e lui l'ha ripresa. La velocità basta memorizzarla una volta e dopo, se non si cambia, resta là.
teniamo d'occhio il fosso, che non finiamo dentro. Freno, disattiva la velocità, retromarcia, giriamo senza andare a pestare solco. Neanche attaccato la doppia trazione, l'abbiamo attaccata adesso, mi sono accorto. Andiamo a posizionarci. Gira, stacchiamo la presa di forza, giù l'acceleratore e andiamo a fare l'ultimo in fondo di là. Sono un terreno molto pesante, molto. Vedete, vediamo se si vede. Si vede dove siamo passati con il puntatore, c'è proprio il blu dell'argilla. Però è un terreno che fa molta produzione, perché non hai mai stress dovuti alla siccità, perché anche a luglio, agosto resta sempre umido. Vedete, qua abbiamo i residui delle vecchie colture. Visto che siamo qua, guardiamo anche se c'è qualche rottura sul telo che copre gli asparagi, perché oggi c'è abbastanza vento. Vedete come dentro c'è l'umidità, si forma un microclima, quindi terra umida evapora, va su e l'acqua torna giù. Si forma proprio un microclima all'interno di questi tunnellini. Tunnellini che, per chi non li avesse mai fatti e volesse iniziare a farli, ci sono due maniere: o si comprano gli archi già fatti e il nylon, o se no si va su qualsiasi posto in cui vendono ferro, si comprano barre di ferro da 8 mm, da 6 metri o 8 o 10, e su si fa una piccola maschera di piegatura, si può fare anche con un fusto dell'olio, cioè si piegano i tubi, i tondini, non sono tubi, intorno al fusto dell'olio, e così si creano a bassissimo prezzo, come facciamo noi. Questi qua li facciamo noi, abbiamo certi, vedete questi qua che sono fatti nuovi. Quelli più vecchi invece sono uniti così, da un pezzettino di gomma in mezzo, perché li utilizzavamo per altro prima, però ci sono rimasti, quindi continuiamo ad utilizzarli, anche perché ne utilizziamo abbastanza. Pensate che qua sono circa 750 metri di tunnellini messi giù, uno ogni 2 metri, 2 metri e mezzo, archetti ogni 2 metri, 2 metri e mezzo. Ogni anno facciamo circa 2 km di tunnellini tra asparagi, zucchine, melanzane, peperoni, un po' di tutto. I primi li mettiamo sempre sotto il tunnellino. Vediamo di stare sul punto più basso possibile, che è qua. Giù il sollevamento.
presa di forza, quindi facciamo prendere Colby. E via. Addirittura io mi fermerei qua, che era la zona un po' bassa, e qua non lo farei neanche, perché qua va a scolare sul fosso senza nessun problema. Là. Facciamo proprio proprio appena appena. Abbiamo messo, mi hanno messo un paletto un po' più grande, un po' più alto. Spostiamo un pochettino. Finito, adesso possiamo tornare a casa. E che dire, bellissima giornata di sole, grazie a tutti e vi aspettiamo al prossimo video.